Maraviglia, sono un fotogiornalista e un videomaker. Sono da poco tornato da un lungo viaggio in Iraq, un paese dove non è facilissimo lavorare e dove velocità e qualità sono due caratteristiche fondamentali, soprattutto se devi lavorare sia in foto che in video. Ho raccontato la storia di alcuni giovani registi e filmmaker iracheni che con i loro film documentano e hanno documentato gli ultimi 30 anni di vita e di guerra del paese. Proprio perché è una storia che parla di cinema, ho cercato un look alle mie immagini, sia foto che video, che fosse il più possibile appunto cinematografico, con toni caldi e luci morbide. È stata anche la mia prima esperienza con la GFX 100S, uno dei formati più grandi che il mercato cinematografico al momento possa offrire. Il risultato è fantastico, l'effetto cinema che cercavo è reso ancora di più dalla tridimensionalità dell'immagine, con un bellissimo bokeh morbido ma comunque ben presente, che permette di staccare il soggetto dallo sfondo e avere un primo piano ricchissimo di dettagli. Dovendo lavorare sia in foto che in video, spesso la paura è quella di perdere il momento giusto quando decidi che quella situazione la vuoi in foto, per cui switchare tra la funzionalità video e quella foto. E invece devo dire che con la GFX 100S passare da una modalità all'altra è non solo intuitivo ma molto molto veloce, mantenendo ovviamente le impostazioni precedenti delle due funzioni, foto e video, garantendo comunque in foto una qualità, grazie al sensore large format, una qualità incredibile e nettamente superiore al full frame, con una grandissima gamma dinamica e la possibilità di scattare immagini ad altissimi ISO. Action! A rischio, ogni momento è importante e una camera come la GFX 100S permette una qualità di immagini senza compromessi, ma allo stesso tempo una grandissima semplicità di utilizzo per potersi concentrare solo sulla propria storia.